Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è intervenuto al tavolo operativo convocato in prefettura Foggia per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, alla presenza del vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Luigi Di Maio. Sentiamo che cosa ha detto. Una giornata utilissima di lavoro, una scelta giusta quella del Ministro Di Maio di convocare qui a Foggia, non perché il caporalato sia foggiano, chiariamolo, ma perché Foggia è uno dei luoghi dove l'esperienza è più avanti e possiamo evidentemente in questo modo simboleggiare anche il lavoro che è stato fatto in questi anni, ma soprattutto perché in questo modo tutti i soggetti protagonisti del fenomeno economico che in qualche modo il caporalato esprime, incarna, si sono potuti pronunziare. E hanno potuto dire al ministro, credo per la prima volta al ministro del lavoro, il loro punto di vista per mettere a punto la strategia per sconfiggere il caporalato. Noi ovviamente siamo capofila come Puglia dei progetti più importanti in questo campo, coordinando molte altre regioni, in particolare quelle del sud, e soprattutto abbiamo dato vita al progetto delle foresterie per i lavoratori in agricoltura, che sono foresterie che servono sia i lavoratori italiani sia i lavoratori, che vengono da altri paesi, e crediamo che questa giornata di lavoro con il ministro, che ha poi ovviamente reso stabile il tavolo di oggi, addirittura gli ha dato una programmazione di lavori triennale, sia un passo avanti molto importante. E soprattutto la cosa più importante è che ha riconosciuto l'importanza della legge sul caporalato fatta dal precedente governo e questo dimostra una oggettività di giudizio anche sull'attività di diverse maggioranza di governo che fa onore al Ministro. Ho spiegato che per le aziende agricole pugliesi scegliere di organizzare da se stesse il trasporto del personale potrebbe corrispondere a mancare, diciamo così, nei confronti delle organizzazioni criminali che gestiscono il caporalato. Quindi significa che probabilmente chi si avventura su questa strada rischia di non trovare poi nessuno che vada a lavorare nei suoi campi e nelle sue aziende. E quindi bisogna assistere queste imprese, colpire quelle che si comportano male, ma assistere quelle che si vogliono comportare bene e per far questo ci vogliono soldi. La Regione Puglia ha investito, ripeto, quasi 6 milioni di euro, 7 milioni di euro per la strutturazione delle foresterie più i fondi a disposizione del trasporto. Naturalmente è una competenza che spetterebbe allo Stato nazionale, non alle regioni. Lo abbiamo fatto consapevoli di dover far partire il meccanismo. Adesso ci auguriamo che alle parole del Ministro seguano i fatti, gli interventi. E devo dire che il Ministro ha le idee chiare, repressione di chi si comporta male, sostegno alle imprese che si comportano bene e vogliono rispettare la legge, luoghi sani e legali dove far risiedere le persone e non ghetti. Questi tre pilastri della politica del governo sono condivisi dalla Regione Puglia.